Salone del risparmio 2014, siamo qui con Riccardo Lamanna, CEO di State Street. Riccardo, State Street è famosa soprattutto tra gli risparmiatori e gli operatori del settore come banca depositaria. In questa veste avete la visione su una miriade di informazioni che spesso le gestioni non riescono a tradurre in opportunità. Voi in questo settore cosa fate di preciso? Allora, State Street, oltre a essere nota per essere banca depositaria e quindi fare tutte le attività di security services classiche, ha una visione e un panorama unico sul mondo degli investimenti, in quanto è il secondo più grande asset manager del mondo ed è presente e serve i propri clienti durante tutta la catena di investimento, quindi dalla parte di accesso ai mercati fino alla custodia e all'amministrazione dei titoli. Allora, in questo ambito noi gestiamo una mole di informazioni molto elevata e nelle diverse fasi della catena di investimento. Abbiamo recentemente lanciato una nuova survey che andava a valutare l'importanza della gestione delle informazioni e dei tool di analisi delle informazioni su un panorama di 400 diversi investitori a livello mondiale. Un terzo, un terzo, un terzo tra Europa, Stati Uniti e Asia Pacific. Quello che emerge da questo survey è la assoluta necessità di migliorare la gestione dei dati e incrementare i tool analitici al fine di soddisfare una serie di problematiche legate ai dati, alla grande mole di dati che gli operatori si trovano a gestire. Perfetto, ci puoi fare un esempio di come possono essere interpretati questa mole di dati che avete a disposizione che le società di risparmio non riescono a valorizzare? Beh, sì, ad esempio quello che noi possiamo fare è sia integrando dati dall'esterno, piuttosto che prendendo il patrimonio informativo che noi abbiamo, che rappresenta circa il 15% dei risparmi a livello mondiale che noi amministriamo, possiamo valutare i comportamenti degli investitori in relazione agli eseguiti che fanno sui mercati, sia direttamente che tramite gestori delegati. Quindi possiamo valutare se le deleghe operative che sono state date ai gestori diretti o delegati sono state eseguite nella maniera corretta, quindi se l'operatore è entrato nel mercato nel momento giusto, piuttosto che entra sempre nel momento sbagliato, se invece di prendere la media del mercato prende una, no, non la prende, diciamo, ecco. Questo è uno degli elementi che noi possiamo dare. Possiamo anche interpretare i flussi di investimento della nostra clientela e produrre una ricerca molto sofisticata che guarda i macro trend. Non tanto in relazione a magari specifiche aree, ma quali sono le aree, diciamo, a livello mondiale e globale del trend degli investimenti che i nostri clienti stanno prendendo e riusciamo a renderli trasparenti, ovviamente anonimi, e renderli come valore aggiunto alla clientela. Ecco, si tratta sicuramente di un enorme valore aggiunto che sicuramente approfondiremo nei prossimi mesi. Dalla Salone del Risparmio con State Street.